Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle nuove Altra Timp 5, una scarpa che ha subito una piccola ma enorme rivoluzione rispetto al modello precedente, di cui adesso vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo come al solito dalla suola per queste Timp 5, che è anche una delle due grosse novità. Infatti su questa nuova versione troviamo una suola Vibram Mega Grip. Altra ha deciso di cambiare completamente la suola di queste Timp, passando a una suola abbastanza conosciuta come la Mega Grip, una suola che ha il pregio sicuramente di avere un ottimo grip, infatti utilizzata anche su roccia non ha nessun problema, magari sulla roccia bagnata dipende un attimo il tipo di roccia su cui andiamo a correre, ma per tutto quello che è asciutto tra single track e roccia devo dire un ottimo grip. Sul fango non è proprio il suo terreno ideale, anche perché troviamo un numero di tasselli molto alto e la tessellatura è alta solo 3 mm, ma per tutto quello che può essere un terreno misto, quindi che va dal single track alla roccia, devo dire avere un ottimo grip. Un altro aspetto poi che mi è piaciuto della costruzione di questa suola è che nella parte anteriore ha queste quattro scanalature che fanno sì che la scarpa vada a flettersi, a piegarsi e possa adattarsi perfettamente al terreno su cui andiamo a correre. Questo è veramente un grosso plus, soprattutto nel momento in cui andiamo a correre su un terreno che non è perfettamente regolare, magari con qualche roccetta. Lì veramente questa tecnologia fa veramente la differenza. Passando invece al comparto dell'intersuola, qua troviamo la seconda grossa novità di queste Timp 5. Infatti troviamo un nuovo intersuola chiamato Altra Ego Max, che innanzitutto va ad alleggerire il peso di queste Timp 5, che adesso è di soli 277 grammi, nella taglia 42 uomo e 243 per la donna. Un'intersuola poi di cui mi è piaciuta molto la sua risposta, veramente possiamo correrci anche a dei ritmi molto alti, attorno anche ai 4 al chilometro senza nessun problema. Un'intersuola anche abbastanza ammortizzato, perché comunque parliamo di un 29 mm d'altezza. Un'intersuola però che non ha drop. Infatti l'altezza di questo intersuola è di 29 mm sia sull'avampiede sia sul tallone. Devo dire un'intersuola che mi è piaciuto, un'intersuola che dà un'ottima risposta, soprattutto quando davvero la mettiamo sotto sforzo, quando andiamo a correre a degli alti ritmi, un'intersuola che ci permetterà, e questo lo vediamo dopo, anche di correre delle distanze abbastanza lunghe. Passando invece alla parte superiore della tomaia, iniziando dal puntale, qui troviamo un puntale che è abbastanza rigido, uno di quei puntali belli protettivi che se prendiamo contro una roccia non sentiamo male. Mi piace poi che abbiamo tutta una costruzione in gomma che va fino alla metà della scarpa, che sia protegge il nostro piede ma protegge anche la tomaia da eventuali strappi. E per quanto riguarda la tomaia, devo dire che dal punto di vista della traspirabilità non è sicuramente il suo punto di forza. Una tomaia che utilizzata a delle temperature medie va molto bene, ma se dovessimo utilizzarla a delle temperature molto alte, allora lì il piede tenderebbe un po' a sudare. Quello che però mi è piaciuto della tomaia è la sua costruzione, perché è una tomaia che sicuramente durerà tantissimo nel tempo. Continuando poi, arrivando a parlare della parte posteriore del tallone, qui troviamo un classico tallone abbastanza strutturato nella parte bassa, che si destruttura pian piano che sale su fino alla conchiglia. Un tallone che presenta un'imbottitura abbastanza classica, non eccessiva ma neanche troppo minimal. L'aspetto che poi mi è piaciuto molto di questo tallone, complice anche un'intersuola non troppo alto, è la sua stabilità. Ci ho corso anche su dei terreni abbastanza accidentati, con tante rocce, e non ho avuto problemi di prendere storte, non ho avuto problemi di scivolare e via dicendo. Devo dire da questo punto di vista una scarpa che anche per il misto un pochino tecnico può andare bene. Per quanto riguarda poi allacciatura e linguetta abbastanza classica e imbottita che svolge bene il proprio lavoro, lacci anche loro abbastanza classici, fa sì che la scarpa una volta allacciata sia veramente un tutt'uno col piede e non ho avuto problemi da questo punto di vista, devo dire comparto, linguette e lacci veramente molto classico. Per quanto riguarda la soletta, qui troviamo una soletta di casa Altra, io mi ci sono trovato molto bene, devo dire che volendo è sostituibile, ma io andrei avanti a utilizzare quella da tentazione. A livello di spazio sull'avampiede, qui naturalmente la classica filosofia di Altra è quella di avere un foot shape abbastanza ampio, infatti troviamo molto spazio nella parte dell'avampiede che è perfetto se avete anche voi un avampiede largo e cercate un qualche millimetro in più per la parte anteriore.
Arriviamo dunque a capire a chi consiglio queste nuove Timp 5. Sicuramente a un atleta con una buona dinamica di corsa. Il drop zero è un drop che bisogna saper portare, bisogna anche già essere abituati a utilizzarlo. Non è una scarpa da prendere alla leggera, perché se non si ha esperienza con un drop zero ci si rischia anche di fare male alle articolazioni. Per quanto riguarda poi invece il peso e il tipo di atleta, io direi che può andar bene sia da un atleta più leggero ad uno un pochino più pesante, massimo sugli 85-90 kg, ma un atleta che corre. Questa scarpa la si riesce a sfruttare nel momento in cui si ha un ritmo abbastanza alto, come dicevo, minimo attorno ai 5 al chilometro. Sicuramente una scarpa poi che come terreno può andare bene un po' ovunque, dal single track anche alla roccia senza nessun problema, eviterei, come vi dicevo, il fango, quindi diciamo che un terreno misto veramente per lei è l'ideale. E per quanto riguarda le distanze, lei è diciamo la seconda più ammortizzata di casa altra, quindi ci si può fare tranquillamente anche distanze abbastanza lunghe. Anche una gara da 50-70 km la si riesce a portare a termine senza nessun problema. Ma arriviamo dunque alle conclusioni per queste Timp 5, iniziando dal prezzo. Online si trova a 160 euro, che come prezzo secondo me ci sta. È in linea con quella che è la filosofia della scarpa, è in linea anche con quello che sono i materiali e la loro durabilità. Sicuramente una scarpa da prendere in considerazione se fate distanze ultra e se amate utilizzare il drop zero. Ma da meno poi naturalmente se avete anche un avampiede largo, perché con queste scarpe non avrete problemi di vesciche sul laterale del piede. E detto ciò ragazzi, una speranza di essere stato esauriente e esaustivo anche per questa recensione. Vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!